mentre là dentro ho sentito qualcosa nell'aria, sulle parole che il Signore Gesù ha pronunciato, anzi non l'Apostolo, per il Signor Gesù. Gloria al Signore. Ho sentito proprio questo. Egli, parlando di Gesù, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Questo sentite. Egli non reputò rapina l'essere uguale a Dio. E Gesù diceva: il Padre è in me, io sono nel Padre. Io e il Padre siamo una stessa cosa. Poi Gesù diceva: Padre, come noi due siamo una stessa cosa, fa che anche costoro che tu mi hai dato siano una stessa cosa come noi. Dovremmo pensare come ha pensato Gesù. Lui non reputò rapina l'essere uguale a Dio, si chiamò Emanuele, Dio con noi, ma era figlio. Figlio di Dio, appieno rivestito di Dio. Anzi, Dio dimorava in lui. E poteva anche dire: chi ha visto me ha visto il Padre, perché non faceva proprio nulla che al Padre non piacesse. Gloria a Dio, faceva cioè tutto ciò che piaceva al Padre. Perciò la volontà di Dio, piena volontà di Dio, abitava in lui. La gloria dei cieli abitava in lui. In lui abitava la Deità. In lui la gloria della Deità. Ecco perché lo troviamo come Salvatore, come l'unto per eccellenza, come il Redentore, il Salvatore del mondo, il nostro Signore. Alleluia, il Signore di questa dispensazione. Ogni cosa gli è stata sottomessa. Egli stesso dice: ogni autorità mi è stata donata. Ogni autorità mi è stata donata. Il pensiero che mi è venuto è proprio riguardante ciascuno di noi. Dico: il Signore Gesù ha detto: come il Padre mio ha mandato me, così io mando voi. Non vi sorprende. Gloria al Signore. Egli stesso non reputa rapina l'essere uguale a Dio. Che cosa succede se siamo chiamati come Lui? Io non voglio dire il resto. Spero che voi lo diciate a voi stessi. Io so che c'è molta paura di eccedere nel pensiero e negli atti. Ed è la paura che ci separa dall'operare le opere di Dio. La paura di dire più di quanto dovremmo. Ma Gesù diceva: il Padre in me, io sono il Padre, io e il Padre siamo la stessa cosa. Era certo. Abitava in quest'ambito di certezza. Notate davanti alla tomba di Lazzaro il Signore Gesù che dice: Padre, io so che tu sempre mi hai esaudito. Lo puoi dire? Lo senti di dire? Devi rimanere nell'ambito della tua sconfitta, della tua debolezza, nell'ambito della tua umanità. Sì, anche Gesù abitava nell'umanità, ma la sua parola era spirito e vita. E quando pronunziava le sue parole era spirito e vita. Gloria a Gesù. Questa sera voglia Dio impartire a ciascuno di noi
una doppia porzione di Spirito Santo e una realtà intorno al servizio che dovremmo prestare a Dio dal profondo del cuore, in una dimensione dovuta. Gloria a Gesù. Il Signore ci aiuti stasera a guardare in faccia la realtà. Gloria a Gesù, sì. A volte la realtà spaventa. Ma davvero io potrei dire nel nome di Gesù, vattene al diavolo? Potresti dirlo nel nome di Gesù, vattene? E qui l'interrogati. Puoi dire tu al diavolo in faccia, vattene nel nome di Gesù? Puoi tu usare questa autorità? È autorità che abitava in Gesù. Ora questa autorità ti è stata conferita mediante l'essere chiamato a questa salvezza. E allora puoi dirlo. Puoi sgridare il male. E il male deve andar via. Puoi sgridare il maligno e il maligno deve andare via. Non può, deve andare via. Nel nome di Gesù. Perché gli è stata data autorità sopra tutti gli spiriti. Ogni cosa gli è stata sottoposta. Come ogni cosa è stata sottoposta a Gesù, così è stata sottoposta ogni cosa a tutti coloro che credono e seguono Gesù. Gloria al Signore. Alleluia. Allora, come sei, debole o forte? Hai paura di dirlo, eh? Lo so. Hai paura di pronunciarti. Ah, e se poi sono debole? E se poi? Beh, e se poi non c'entra? C'entra la fede qui. E la fede, quella che abbiamo bisogno di possedere, nella verità. E non soltanto per un dire che appaghi la comunità per quella bella testimonianza. Gloria a Gesù. Venire alla realtà della parola di Dio e stare con Gesù, realtà assoluta. Gesù, realtà assoluta. Gloria a Gesù. Come potremmo noi cedere al più debole? Non è forse stato detto colui che è dentro di voi è più forte di colui che è nel mondo? E allora abbiamo l'autorità e non reputiamo rapina la verità. Non rubiamo proprio nulla, è di diritto che usiamo questa autorità nel nome di Gesù. È un diritto. Noi non possiamo camminare per nostra ideologia e scartare da noi per debolezza quello che c'è di sacro e che ci porta alla vittoria finale. Gloria a Gesù. Gesù sta nell'ambito della gloria della sua vittoria. Nell'ambito della gloria della sua vittoria. Chi è colui? Sta nell'ambito della gloria della sua vittoria. Forse non ci abbiamo pensato. Forse non abbiamo posto mente. Forse non abbiamo guardato in faccia questo discorso. Oh, magari è venuto alla mente e l'abbiamo scartato dicendo, ma io chi sono? Tu non sei niente. Ma in Cristo sei tutto. In Cristo sei figlio di Dio. Figliolo di Dio, figliola di Dio. Alleluia.
gloria a Gesù. Essere veritieri. Essere d'accordo con la verità. Seguire la verità per eccellenza a Gesù. E gli dice: io sono la via, la vita, la verità. Io sono la via, la verità, la vita. E allora, chi abita in Lui, chi vive la sua vita, gloria a Gesù, vive con Cristo e per Cristo, come Cristo viveva in Dio e per Dio. E se viviamo in Lui, viviamo per Dio. Viviamo per lo Spirito Santo in Cristo per la gloria di Dio. Allora, fratelli, una nuova dimensione. La dimensione di chi conta sulla vittoria. Amen. E dico io. Amen. Gloria a Gesù. Conti tu sulla vittoria? Hai già la bandiera da sventolare? Stai salendo per il picco dove tu sarai visto da tutti con la tua bandiera da sventolare? Canterai di là l'inno della tua vittoria? Benedirai il Signore che ti ha chiamato e costituito a questo punto per servire la causa della giustizia? Della verità? O hai fatto la serva o il servo che non ha tanto capito? Gloria a Gesù. Oh, come mi fa bene sapere questo. Tante volte ci ho pensato, ma l'ho tenuto dentro di me, l'ho ragionato e l'ho lasciato magari a dormire dentro di me. Ma questa sera l'ho risentito nell'aria e credo che voglia vivere in ciascuno di noi. Egli non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Ed è per questo che servì il Padre in tutto per gloria a Gesù. Ecco perché nella sua realtà di vita spirituale arresa totalmente al Padre, quando arrivava gli indemoniati correvano e si buttavano ai suoi piedi dicendo: noi sappiamo chi sei. Lo riconoscevano e si piegavano e poi lo pregavano: senti, se ci mandi via, facci andare in quei porti. E Gesù glielo permetteva. Egli era l'autorità. È meglio dire così, invece di dire aveva l'autorità. Era l'autorità. Alleluia. Perché non veniamo a questo punto a noi stessi per dire a quello che incombe: via da qui nel nome di Gesù. Per ordinare, per parlare, pronunziare la parola di Dio, la parola della vittoria, la parola che è un ordine, che ha l'autorità. Avete sentito Gesù che ha detto: ogni autorità mi è stata data. E Pietro camminava e gli bastava che con l'ombra toccasse gli ammalati e venivano sanati e i demoni uscivano e la gloria di Dio veniva manifestata. Gloria a Gesù. Tanti sono stati i casi che hanno parlato chiaramente della presenza di Gesù Cristo nella nostra vita, che ha combattuto e vinto per noi, perché questa realtà non continua a vivere dentro di noi ogni giorno, ogni ora. Perché forse ci dedichiamo ad altro. Perché forse abbiamo altri interessi da guardare. Perché forse siamo occupati in tante altre cose. Gloria a Gesù. Ed eccoci qua. Siamo così come siamo. Ma la parola è quella. Ma la parola rimane quella.
La parola non cambia, è la stessa. Gloria a Gesù. E vuole fare breccia. E vuole entrare. E vuole vivere. Vuole governare il cuore dell'uomo, lo spirito dell'uomo. Vuole far sì che miracoli e prodigi avvengano per la gloria del regno del Signore. Alleluia, sorgi, o Chiesa, sorgi, o figliola di Dio, o figliolo di Dio, sorgi e glorifica il tuo Dio, assumendo la responsabilità che ti è stata veramente dal cielo addossata. Gloria al Signore. Se lui non reputò rapina, se non rubò proprio niente a Dio nell'essere uguale a Dio, ed egli dice: come il Padre mio mi ha mandato, così io mando voi. Io mi arresto e dico: Signore, che grande verità. Gloria a te, amen. Dico amen, Signore. Amen, questa è per me. Gloria a Dio. Questa gloria è per me. Questa gloria è per la Chiesa. Questa gloria è per il trionfo del cristiano. Allora, se poi... E se poi non avviene niente, dice qualcuno, e se poi non funziona? Quando dite se poi non funziona, già avete messo in dubbio. Già avete tagliato le gambe alla persona della fede. Già avete arrestato l'opera dello Spirito. Gloria a Gesù. Ma colui che vive dentro, dentro la parola, è coinvolto, preso, avviluppato dalla parola. Alleluia, quel che vive è la parola. E la parola è la vita. E la vita è quella di Cristo Gesù. E Cristo Gesù ancora fa dei miracoli. Gloria al Signore. Questa è la potenza di Dio in atto in mezzo alla Chiesa. Gloria a Gesù. Sorgi. Non lasciarti cadere. Qualcuno, un servitore che veramente conosceva il Signore, parlava tu per tu con lui. Era malato e Dio lo lasciava così, perché era un po' orgoglioso. E il suo peccato, l'orgoglio, veniva così accudito. La malattia lo teneva giù. E disse una volta: Signore, io non ce la faccio più, tu mi mandi a predicare. E dove posso andare con questa mia debolezza? E una volta, sapete che cosa fece? Tolse i materassi dal letto e si distese sulle tavole. Il Signore, eccomi perché sono morto. Aveva avuto un'emorragia prima. E il Signore gli rispose: alzati, poltrone. Signore, abbi pietà di me, cominciò a fare, abbi pietà di me. E questo era un servitore che Dio trasportava da un paese all'altro. Senza treno andava, capite? Andava senza treno. Gloria a Gesù. Si vedeva tutto un tratto trasportato in un'altra città. Gloria a Dio. Il piano di Dio è stato sempre chiaro per i veri servi. Gloria a Gesù. Mediante le esperienze noi abbiamo conosciuto e conosciamo e conosceremo il Signore appieno. Ma ci crediamo che Dio possa avere relazione con noi? Questo è l'interrogativo. Ma ci crediamo che gli possa parlare all'orecchio e al cuore come di solito? Gloria a Gesù. Come ha fatto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe e con Gesù Cristo soprattutto. Gloria a Gesù. Io so che Dio è una realtà e abita fra noi, accanto a noi, dentro di noi. Gloria a Gesù. Per la fede noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo nel cuore. La potenza di Lui, la virtù di Lui, tutto quello che è di Lui con Lui, dentro di noi. E allora? Allora non c'è paura. Ma
io ho paura degli spiriti maligni. Sei in cattivo stato. Hai bisogno di credere che quello che è dentro di te è più forte di colui che è nel mondo. E allora sì, che ordinerai tu? Darai ordini tu, non riceverai ordini dal maligno, ma li darai tu gli ordini nel nome di Gesù, perché l'ordine, la pace e la grazia regnino in seno al cuore, in seno alla famiglia, in seno alla società. Gloria a Gesù. Noi abbiamo la vittoria in pugno. Allora lo ripeto. Noi abbiamo la vittoria in pugno. Ah, vi siete svegliati un pochino. Gloria a Gesù. Noi abbiamo la vittoria in pugno. Gloria a Gesù. E non abbiate paura di dire amen. Che cosa fate? Dite a qualcuno che siete rumorosi? Alleluia, quando la Pentecoste venne, la gloria di Dio scese, venne anche un terremoto e tutti seppero che il Dio aveva visitato il suo popolo e tutti parlavano, 120 che parlano tutti in una volta, non so che causa avviene. Quando questo avviene, gloria a Gesù, e tutti parlavano in lingue strane, secondo che lo Spirito dava loro a ragionare. E parlavano tutti dei misteri di Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Ed erano stranieri provenienti da tutti i paesi attorno al popolo di Dio. Gloria a Gesù. E questa sera, qual è la nostra condizione spirituale? Abbiamo creduto veramente nel passato? Crediamo questa sera? Crediamo? Alleluia. Che cosa ci proponiamo di fare questa sera? Che cosa abbiamo in cuore, in mente? Dio è una realtà o un mito? Gloria al Signore. Alleluia. Oh, stasera, prima che il culto iniziasse, ho ricevuto una visitazione particolare. Una realtà grande di Lui, della Sua presenza. Un grande conforto, una grande gioia, una gioia importabile. La mia coppa traboccava. Trabocca ancora. Gloria a Dio. Oh, se potessi inculcare a ciascuno questa verità che abita nella mia vita. Gloria a Gesù. Oh, eterno. Alleluia. Scendi su ciascuno dei presenti e la gloria di Dio domini sopra ciascuno dei presenti. Nel nome di Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Ricordo. Stavo preoccupato. Molto preoccupato, avevo tanto pregato, tanto digiunato, questo si tratta di 20 anni fa, proprio a Ganzirri, ero su di una sedia a sdraio, mi riposavo un po', ero andato sulla spiaggia per incontrarmi con i marinai, con i pescatori, con quelli che riparavano le reti, parlavo ogni giorno con loro sulla spiaggia. Non trovavo altro che cuori duri, cuori duri, cuori duri. Perciò, desolato, su quella sedia stavo a pensare al Signore. Quando tutto un tratto il silenzio fu rotto e una voce disse: non temere, le tue orazioni da oggi io li esaudisco. E ricordo che da quel giorno in poi il Signore faceva un miracolo dopo l'altro, un miracolo dopo l'altro, un miracolo dopo l'altro, un miracolo dopo l'altro. E io passavo da un'esperienza all'altra, da un'esperienza all'altra. La gloria di Dio scendeva. Gloria al Signore. Alleluia. Ricordo la sorella Papa quando venne per la prima volta a Gandire.
cadde in ginocchio facendo un tonfo, vom! Di colpo cadde sulle ginocchia e quando cadde cominciò a parlare in lingue strane e a profetare. Gloria a Gesù. Non era nemmeno entrata che già la gloria di Dio stava su di lei. Benedetto il Signore. Oh, fratelli, io non posso vivere fuori di questa realtà. Io so che qui Dio deve fare qualche cosa. Stasera, ora, in questo momento, nel nome di Gesù. Alleluia. Non mi contento della mera testimonianza. La testimonianza solita. Alleluia. Di quella che dice, ringrazio Dio perché sono qui. Io ho bisogno di sentire del miracolo, del compimento dell'opera sua su noi, una trasformazione, un potenziamento per cui andare e combattere contro il male e contro il maligno nel nome di Gesù e in ogni casa abiti la gloria di Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Tu pure puoi dire che sei figliolo di Dio. Quando Gesù lo fece capire, allora gli dissero che gli aveva bestemmiato. Non temere. Se c'è qualche persecutore che vuole appunto condannarti per quel dire tuo, io sono figliolo di Dio. Sono figliolo di Dio. Ed egli ha dato a costoro che l'hanno ricevuto il privilegio di divenire figlioli di Dio. Ed essere figlioli di Dio è rassomigliare a papà e fare quello che papà dice. E l'ordine suo è un ordine che non si può trasgredire, è l'ordine dell'Eterno. Gloria al Signore. E allora il maligno deve cedere, allora la malattia se ne deve andare, la gloria di Dio può risiedere. Alleluia, sì, e la vittoria è da sventolare ai quattro venti, e la salvezza nostra è una realtà inconfutabile. Gloria a Gesù, alleluia, gloria a Gesù, alleluia. Non reputò rapina l'essere uguale a Dio, o non rubava a Dio, dicendo di essere come Lui. Alleluia. Proprio stasera dicevo, Signore, fammi simile a te. Ho avuto paura di dire uguale, ma è simile. Gloria a Gesù. Ma nell'Evangelo sta scritto che Gesù non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Vogliamo chiamarlo il Dio di questa dispensazione? Perché il Padre gli ha sottoposto ogni cosa. Sì, la scrittura dice se gli ha sottoposto ogni cosa, è chiaro che colui il quale gli ha sottoposto ogni cosa non può essere gli sottoposto. Il Padre è sempre lì, ma ogni cosa gli è stata sottoposta. Al Figlio tutto è stato sottoposto. Gloria a Gesù. E un giorno metterà il regno nelle mani del Padre perché il Padre sia ogni cosa in tutti. Così è scritto. Gloria al Signore. E allora, fratelli, chi siete? Chi siamo? Ah sì, io sono, mi chiamo così così, ora me ne vado a casa. Ah sì, io abito a tal punto. Ah sì, io lavoro in tale posto. Io faccio questo lavoro. Sono capace in questo. Posso fare questo. Gloria. E si parla sempre di quello che è il nostro circondario. Benedetti Dio. Io sono figliolo di Dio. Io sono figliola di Dio. Alleluia. E servo l'Eterno. E quel che dico, lo dico in verità. L'Eterno è il mio Dio. L'Eterno è il mio Salvatore, il mio Signore. E parlo di Lui dovunque io vado, perché l'Eterno è la causa della mia gioia, Egli è la mia vittoria, e ho vinto il mondo. Alleluia, perché Cristo ha vinto il mondo. Gloria al Signore. Alleluia.
Hai vinto tu? Hai vinto tu? E se hai vinto, perché sei ancora mesto? Perché sei ancora mesto? Se hai vinto, alleluia, tu gioisci, tu festeggi, tu glorifichi il nome del tuo Dio, vivi da parte della gloria, dalla parte della gloria, dalla parte della vittoria. Tu vivi là dove il Cristo dice, perché io vivo, voi vivrete. Allora, io ho vinto il mondo, egli dice. E allora, se l'ha vinto lui, l'hai vinto anche tu, matematicamente. Perché tu credi in lui, tu servi lui, tu vivi in te per lui. Gloria a Gesù. Alleluia. Padre, ti ringrazio perché mi hai sempre esaudito. E Marta e Maria dicevano, ma no, Signore, guarda che sono 4 giorni che è morto. E è già in decomposizione, capisci? La ragione. Ah sì, la razionalità rispettata dell'uomo. Non c'entra. No, non c'entra. Gloria a Dio, non c'entra assolutamente, c'entra il miracolo che sta fuori dalla ragione, fuori, in decomposizione, da 4 giorni e fa cattivo odore. Lazzaro! E Gesù gridò, dice la scrittura, e gridò a gran voce, Lazzaro! Ha paura di dirlo. Forse mi reputeranno esagerato. Ma è possibile che egli, dopo 4 giorni morto, riprenda la vita? È inconcepibile, dice qualcuno. Ma chissà se è vero quello che sta scritto. Che dite voi? Alleluia. Gloria, meno male che ho fatto delle esperienze che mi dicono che la parola di Dio è verità. Le esperienze parlano di questa verità. Gloria a Gesù. E in ogni parola io vedo il sì e l'amen del mio Dio e gloria al suo nome. Alleluia. Gloria a Gesù. Lazzaro! Ma che cosa Lazzaro? Vieni fuori. Ma ci pensi? Hai pensato a quello che hai detto? Ho detto Lazzaro, vieni fuori. Io te lo dico. E quando dice io, lo dice il figliolo di Dio, il Messia, il Cristo l'unto. Alleluia! Il datore della vita, il promotore dei beni del cielo. Alleluia, colui che risuscita i morti, colui davanti al quale ogni ginocchio dovrà piegarsi, e qui si piega la morte si piega e cede, gloria al Signore, e Lazzaro torna in vita, torna in vita anche tu, risuscita anche tu, alleluia, solleva il tuo spirito. Glorifica il tuo Dio, festeggia nel nome suo, perché grande è l'amor suo verso te. Gloria a Gesù. Lazzaro, io te lo dico, vieni fuori. Ma come può alzarsi, diceva qualcuno, forse. Diceva qualcuno, ma come può alzarsi, è tutto fasciato. Perché l'avevano mummificato con degli aromi, perché la sua persona durasse attraverso i tempi. Intanto, dopo che avevano già rotolata la pietra e Cristo Gesù aveva gridato, si vede qualcuno venne fuori, forse a passi piccoli piccoli. Gloria a Gesù. Una figura bianca che appare proprio sulla porta di quella donna. Dategli da mangiare. Ha fame.
Alleluia! Gloria a Gesù! E sì, aveva già parlato il padrone. Aveva già parlato l'autorità assoluta. Aveva già parlato il Signore di questa dispensazione. Alleluia! Lo Spirito tornò su Lazzaro e Lazzaro si presentò alla porta della tomba. Alleluia! La Scrittura non ci dice niente di quello che è successo quando Lazzaro si presentò sulla porta. Non ci dice proprio nulla. Ma io immagino che cosa fecero le sue due sorelle. Ah, se ne stettero lì imparate, e ora che facciamo? Gloria a Dio. Io credo fermamente che si misero a correre a più non posso per arrivare e riabbracciare il fratello. Il fratello compianto. Vedi Gesù, era tuo amico e lui ti amava, ma tu sei venuto in ritardo. Non c'è ritardo con la potenza di Dio. Nessun ritardo. Nemmeno dopo 4 giorni morto. Alleluia. Il morto risusciterà. La gloria di Dio sarà palesata. Questa è la volontà di Dio, che la terra si riempia di testimonianze di gloria in virtù di quello Spirito che è dentro di noi. Che è dentro di voi. Gloria a Gesù. A meno che non lo sminuiate per le vicissitudini prettamente umane. Signore, aiutaci a guardare in faccia ciò che veramente possiamo fare. Nel nome di Gesù. Armatevi, dice qualcuno. E poi diceva anche partite. Noi andiamo, partiamo, glorifichiamo il nome del Signore, tutti insieme, amalgamati a un solo pensiero, uniti nello Spirito dell'Eterno, per dire a Satana, vai via e non tornare mai più. E per dire alla malattia, vattene, la guarigione sia. Nel nome di Gesù. Alleluia. Sì. Qui dentro avverranno tanti miracoli, quanti miracoli ricevono il permesso d'essere. Il permesso d'essere. Gloria a Gesù, guardate in faccia questa realtà. E noi riceveremo tanti miracoli quanti noi ne abbiamo sperato e creduto di vedere. Gloria a Gesù. È qui. La realtà è qui. Gesù è qui. Gesù è la realtà. Dio è la realtà. Alleluia. E se per un momento arriviamo a scoprire questa verità, gloria a Dio, di qua noi veniamo traslati per contemplare le glorie che mai abbiamo sognato di vedere. Gloria a Gesù. Come stiamo? Come vi sentite? Alleluia! Che cosa c'è dentro di voi che dice Amen? Gloria a Gesù! Che cosa c'è che parla dentro di voi e dice così sia, così sia? Amen! Gloria a Gesù! Che cosa avete ricevuto da Dio? Benedetto l'Eterno! Alleluia! Gesù è vissuto in una maniera. In quella maniera ha chiamato noi a vivere. In quella maniera lui ha servito il Padre. In quella maniera noi serviamo il Padre. Quello che Gesù ha fatto, la Chiesa può fare, i fedeli possono fare. Perché? Perché sta ancora lì scritto ed è verità che come Cristo è stato mandato, anche noi siamo stati mandati. Alleluia. Ed egli non reputò rapina l'essere uguale a Dio, e noi non ci vergogneremo di essere servi dell'Eterno, servi del Signore, solo che egli si fece servo
ed ubbidiente fino alla morte. Ed è per questo, e sta scritto, ed è per questo che il Dio Padre gli ha dato un nome che sta al di sopra di ogni altro nome, davanti al quale ogni ginocchio, Satana, l'impero di Satana, gli angeli di Satana e tutto il male dietro di lui, angeli e potestà, cosa presente e cosa future, tutto dovrà piegarsi davanti alla maestà del Signore Gesù Cristo, il nostro amato Salvatore. Alleluia. Gloria a Gesù. Se abbiamo creduto e crediamo ancora e mediteremo su di questo, domani per noi sorgerà una nuova aurora. Per noi domani sarà un nuovo giorno. Per noi sarà un nuovo tempo. Per noi sarà una nuova esperienza. Credetelo. Credetelo. Credetelo nel nome di Gesù. E le cose in realtà cambieranno. Vogliamo alzarci. Non mente. È tua la parola. Vive in te, vive per te, per la gloria del regno di Dio. E la parola è Gesù. E Gesù è la presenza di Dio. Alleluia. È l'immagine della presenza dell'Onnipotente. E allora le cose sono celesti. Sono tutte celesti. Gloria a Gesù. Alleluia. Alleluia. Perché guardate me? Perché guardate me? Guardate a Gesù. Guardate a Gesù. Guardate all'Eterno, ogni cosa è possibile a chi crede, alleluia, ogni cosa, dice ogni cosa, tutte le cose sono possibili a chi crede, credi, comanda, dai ordine al male di dipartirsi, la gloria di Dio deve vivere dentro la Chiesa, nel cuore della Chiesa, nel cuore della famiglia, nel cuore dell'uomo credente. Alleluia, alleluia, guardate verso il Signore, guardate le sue possibilità, guardate le glorie che lo circondano, perché grande, grande è l'opera della sua destra. Nel nome di Gesù ogni cosa è possibile. Alleluia.